Che hai trovato, Elena, da mangiare? No, questa cosa è favolosa. Questa cosa mi è piaciuta. Allora, perché per me, io lui subito mi ha detto, ma cos'è, gazpacho? In realtà è la versione italiana, toscana, barra pistoiese del gazpacho, nel senso, è una zuppa di pomodoro con verdure croccanti dentro. Magari lo può spiegare meglio di me. Ecco perché siete capitati da Vincenzo. Buonasera, allora questa sì, è una zuppetta di pomodori, può ricordare il gazpacho. Noi siamo all'interno di un'azienda agricola, siamo in Toscana Ferro, un ristorante agrituristico che per filosofia e disciplinare, diciamo, usiamo solo prodotti toscani, quindi questa è una zuppetta made in Pistoia, se vogliamo. È pomodoro frullato con sedano, una foglia di basilico, aceto e sale e poi guarnita con tutta una serie di verdure croccanti che danno piacere al palato, che sono ravanello, carota, sedano e timo. Essendo noi appunto un'azienda agricola che abbiamo molta disponibilità di piante aromatiche. Ecco, scusa un attimo, azienda agricola Mati, con un marchio che è una garanzia a Pistoia. Azienda agricola Mati da 105 anni sul mercato a Pistoia. E da poco appassionatissima di cucina, io avevo questa passione da tanti anni, abbiamo avuto la possibilità di aprire questo fantastico turismo, di cominciare questa fantastica avventura e ho avuto la fortuna di essere affiancato, diciamo, da persone straordinarie come Vincenzo. Vincenzo, e noi torniamo da Vincenzo. E niente, quindi appunto è un po' la nostra filosofia, quella del territorio nel piatto, ma ancor di più dell'azienda nel piatto, perché con azienda Mati stiamo cercando di intraprendere un percorso, anche se non vogliamo, abbastanza impegnativo, con la partenza degli orti, perché diciamo avendo una buona disponibilità di terreni stiamo cercando di partire con un'autosufficienza per quanto riguarda le verdure e tutto quanto. Però per il momento siamo un'azienda giovane, un anno di vita, quindi adottiamo la filosofia del chilometro, nel senso che tutte le aziende limitrofe ci aiutano ad andare avanti. E sono quei piatti che io so che piacciono a Elena Farinelli. E ti piace anche cucinarli? Sì, io adoro le verdure, adoro cucinarle. Sono molto attenta anche al chilometro zero, mi piace andare nei mercatini, andare nei piccoli fruttivendoli, magari sono carissimi, però preferisco sapere la provenienza di quello che arriva in tavola, perché il sapore di un pomodoro o di un sedano colto a poca distanza è tutta un'altra cosa. Comunque è la maniera finalmente di ripensare a una cucina toscana anche moderna, ora perché giustamente ti hai mangiato trippa al Lampredotto, lo sai, se sarà appassionato, ma un po' di verdurine ogni tanto e poi anche il timo, che altrimenti si utilizza sempre solo per le borlita, guardate quanti utilizzi ha, quindi ecco l'idea è che la Toscana in bocca, tanto per ricordare, non deve essere immobile, deve essere in continuo movimento, quindi l'idea di poter proporre anche due piatti vegetariani, io direi quasi quasi vegani forse, forse sì, ecco, bisognerebbe, quindi ancora di più, ancora meglio da questo punto di vista, e credo sia interessante poi insomma avere le erbe aromatiche e anche uno stimolo per ricordatevi, se siete a dieta, e ve lo dice uno, un mese all'anno ci sta sempre, le erbe aromatiche vi aiuteranno da morire perché danno profumo e sapore a quello che non ha. Poi guarda qui cosa c'è di interessante, tutta una serie di legumi, ma forse, ma lo sanno, qualcuno lo sa che i fagioli con l'occhio si chiamano fagioli, ma non sono fagioli? Eccoci. Ma che, perché si dice sempre i fiorentini mangia fagioli, lecca piatti e romaioli, e qualcuno dice ma si mangiavano i fagioli prima della scoperta in America? Ci credo, questi non sono fagioli da un punto di vista botanico, ecco perché fagioli con l'occhio li chiamiamo, sono uguali, ma appartengono a un'altra famiglia di piante e per questo motivo si mangiavano anche prima della famosa scoperta dell'America. Ecco, allora per una volta lo possiamo dire, cucina a 30 chilometri, quindi da Firenze fate 30 chilometri e venite a mangiare a Pistoia. Bravo, e beh, occorrerà. Grazie.